Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi parliamo di Paradiddl. Oggi vi voglio far vedere come con un semplicissimo esercizio possiamo tirarci fuori veramente tante cose da studiare. Questo video qua sarà un video iniziale, diciamo, dove vi farò vedere un po' di cose sul Paradiddl sul pad. Poi tra circa un mesetto più o meno vi farò un video invece dove vi faccio vedere come questi Paradiddl che faremo oggi li possiamo fare sul set per creare delle figate. È vero. Quindi praticamente Paradiddl lo conosciamo tutti, cioè destra, sinistra, destra, destra, sinistra, destra, sinistra, sinistra. Oggi andiamo a mettere accenti e ghost a questo Paradiddl. In pratica la diteggiatura, cioè il modo di suonarlo, rimane sempre lo stesso, ma andiamo a suonarlo con tre tipi di accenti diversi. Il primo è quello normalissimo, cioè accento sul primo colpo, ghost, ghost, ghost. E poi invertito. Questo si chiama Paradiddl singolo o Paradiddl 1 perché è l'accento sull'1. Successivamente andiamo a fare il Paradiddl 2, cioè con l'accento sul secondo colpo. Poi in realtà ci sarebbero anche Paradiddl 3 e 4, ma quelli lì cambiano di teggiatura, magari ve lo farò vedere un'altra volta. Oggi io voglio tenere sempre la stessa cavolo di teggiatura, destra, sinistra, destra, destra, sinistra, destra, sinistra, sinistra. Quindi l'altra possibilità che ho è quella di accentare tutti e due, quindi destra, sinistra accentati e poi il doppio colpo ghost. La cosa da fare adesso è mettersi lì a lavorare su ogni singolo esercizio e pian pianino tirarlo su, quindi mettersi col Paradiddl 1. Poi col Paradiddl 2. Poi con il Paradiddl, che in realtà questo Paradiddl non ha nome, con i due accenti. Fatto questo, anche perché ce n'è già un pochettino, andiamo a mischiarli. Cosa vuol dire? Allora, per prima cosa facciamo in fila Paradiddl 1, 16 colpi, quindi una battuta, poi Paradiddl 2 e poi Paradiddl col doppio colpo, sempre una battuta. Il tutto viene. Ovviamente io l'ho fatto una volta sola, ma non è che ci fermiamo qua. Lo facciamo tante volte, pian pianino cerchiamo di salire su di velocità. Mi raccomando ragazzi, cercate sempre la qualità dell'esercizio. Che cosa significa la qualità? La qualità dei colpi, averle ghost sempre alla stessa dinamica. Dopo aver fatto questo, incominceremo a fare una cosa un po' diversa. Ve la scriverò nel PDF, perché ovviamente, come sempre, ci sarà un PDF. Andiamo a metterli insieme questi esercizi. Cosa vuol dire? L'ultimo esercizio che abbiamo fatto vi ho detto 16 colpi per ogni Paradiddl. Adesso facciamo una cosa un po' diversa. Facciamo solamente 8 colpi per ogni Paradiddl. E per completare una battuta ho bisogno di due Paradiddl diversi. Quindi io li posso andare a mischiare in questo modo. Posso fare Paradiddl 1 e Paradiddl 2, che verrà così. Oppure posso fare Paradiddl 2 e Paradiddl 3. Oppure Paradiddl 1 e Paradiddl 3. Queste sono tutte le possibilità. Però adesso c'è la figata. Non faccio più 8 colpi per ogni Paradiddl, ma ne faccio solo più 4. Quindi cosa vuol dire? Che per finire una battuta di 16 colpi io devo fare un Paradiddl, un altro Paradiddl, un altro Paradiddl, un altro Paradiddl. Capra! 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 Quindi li faccio girare come capita sti Paradiddl. Inventiamo a caso, poi qui voi inventateveli a caso, ve ne scrivo qualcuno sul PDF, poi ve li inventate come volete. Se volete potete anche farvi tre bigliettini con scritto Paradiddl 1, Paradiddl 2, Paradiddl col doppio colpo e poi dovete praticamente andare a inserire all'interno della battuta, che abbiamo detto ha 4 spazi, i Paradiddl. Ad esempio, tirate su Paradiddl 1, quindi per prima cosa faremo un Paradiddl 1. Poi Paradiddl 2, poi vi esce di nuovo Paradiddl 1, quindi mettiamo Paradiddl 1, Paradiddl 2, Paradiddl 1 e poi Paradiddl 3. Spero di essermi spiegato. Quindi in pratica vado a miscelare completamente i Paradiddl. Ricordatevi che il primo Paradiddl è destra, sinistra, destra, destra, ma il secondo Paradiddl non è di nuovo destra, sinistra, destra, destra, anche se voi avete il Paradiddl 2 da fare. Lo dovete cominciare di sinistra, perché facendo il primo in questo modo il secondo dovrà cominciare di sinistra, il terzo Paradiddl comincerà di destra, sarà di nuovo un Paradiddl 1, il quarto Paradiddl comincerà di nuovo di sinistra e sarà un Paradiddl col doppio colpo, quindi il tutto verrà così. Ci siamo? Vi faccio un altro esempio. Paradiddl col doppio colpo, Paradiddl col doppio colpo, Paradiddl con l'accento sul 2, Paradiddl con l'accento sull'1.
No, sbagliato. Quindi provate a casa, provate a fare tanti tipi di paradiddle diversi, tanto alla fine in realtà i paradiddle da fare sono tre tipi. Poi li ho solo miscelati insieme. È importante che capiate che cosa ho fatto e il perché l'ho fatto così. Mi raccomando ragazzi, se non avete capito o se c'è qualcosa che non è chiaro, perché non so se mi sono spiegato oggi. Ho fatto un po' fatica, devo ammettere, anch'io a spiegare che cosa stavo facendo, spero di essere stato abbastanza chiaro. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, soprattutto se avete qualche dubbio scrivetemi qui sotto. Non vi fate problemi, scrivetemi qualsiasi cosa, vi do tutti i chiarimenti che volete. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere mi piace qui sotto se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!